Buongiorno, mister. Prima domanda. La vittoria col Grosseto ha suggerito la salvezza e ha aperto nuovi scenari. Con quale spirito affrontate la gara di Reggio? Buongiorno. La vittoria col Grosseto ha semplicemente portato 3 punti. Io non ho... matematica andavo bene, vedo che qua mancano ancora tante partite, quindi i discorsi che mi interessano sono solo quelli riguardanti la Reggiana. Oggi abbiamo sicuramente la serenità come ce l'avevamo prima della partita del Grosseto per affrontare questa partita, consapevoli dei nostri mezzi e soprattutto abbiamo la strategia e le soluzioni per trovare la strategia adeguata dentro la partita, perché la chiave è che queste partite non si preparano dicendo ok, domani sera dovremo fare così, così, così. No, ci sono delle variabili importanti, delle variabili che cambiano a seconda delle caratteristiche degli avversari e delle velocità di gioco che impone la gara. Dopodiché affrontiamo una Reggiana sicuramente che è una squadra top, hanno allenatore super, hanno bucato una gara a Lucca, ma sono sicuramente nel loro ambiente, nel loro stadio, con i tifosi, sono in corsa per il campionato, partita difficilissima. A Tonso aveva chiesto uno step ulteriore in termini di rendimento, è soddisfatto del suo apporto? È evidente che lui ha soddisfatto la richiesta, perché lo step ulteriore l'ha fatto mettendo ancora dentro un gol, in funzione delle sue presenze secondo me sono numeri importanti, ma soprattutto perché è leader tecnico della squadra, ma anche lo vedete caratteriale o comunque d'esempio, perché si impegna, lavora su entrambe le fasi, è un giocatore che quando sta bene deve poter risolvere le partite ed aiutarci a risolvere le partite. Lui ha delle capacità individuali magari dovute al suo talento e non si possono perdere facendo di squadra partite con poco possesso palla, non si possono perdere perché lui è giù di condizione, non si possono perdere perché le scelte nella finalizzazione non sono quelle semplici e veloci. Il calcio bisogna giocarlo semplice e veloce, soprattutto in questa categoria. Cosa teme di più della Reggiana, tra l'altro uscita sconfitta dal match con la Lucchese, influirà il giorno in più di riposo che i Granata hanno avuto? Ho già risposto prima a questa domanda in parte, il giorno in più sicuramente influisce nei termini prettamente fisiologici, però nella testa si recupera, non è 3 giorni in più, è un giorno in più su 3 o 4, non cambia nulla, la Reggiana ha viaggiato, noi eravamo in casa, assolutamente niente. Della Reggiana temo tutto, nel senso quello che vi ho detto prima, le abilità, l'ambiente, la condizione motivazionale, tutto, però rispetto di tutti, ma io sono concentrato sulla mia squadra. So in che momento siamo e dobbiamo risolvere gli imprevisti e soprattutto dobbiamo cercare di essere sempre propositivi all'interno di una partita che, ripeto, sarà complicata. Capitolo formazione. Ci saranno variazioni significative rispetto a quella che è scesa in campo col Grosseto? Grazie mille. Passiamo all'altra domanda, perché tanto sulla formazione è inutile parlare, probabilmente questo giornalista ha meno continuità qui nelle conferenze. Andiamo avanti. Bene, io darei la parola a Nicolas Masetti del Resto del Carlino. Mister, prima del Grosseto aveva detto è la partita che devono vincere gli avversari, idem con la Reggiana, loro si giocano una bella fetta di campionato. Mentre la Vispesa, la sua squadra, arriva con un mood mentale dopo la vittoria ottimo e anche da giocarsi tutto e fare le proprie valore. È una bella lettura, hai ragione. Io l'ho fatto per togliere un po' di pressione alla squadra contro il Grosseto
e oggi ti dico che la pressione non ce l'abbiamo già in partenza, perché contrariamente al fatto di giocare contro l'ultima classifica in casa, qui andiamo fuori casa contro una squadra, come vi ho detto, che sta facendo un campionato devastante, perché per non so quante partite non hanno perso mai, adesso hanno fatto 4 punti nelle ultime 4, però cioè, è una squadra competitiva, una squadra che ha talento, qualità, esperienza. Noi siamo sereni, ma la serenità è dovuta al fatto di aver capito e di stare tuttavia capendo dove dobbiamo migliorare e cosa dobbiamo imparare. E questo è purtroppo nello sport è una cosa che ti viene sbattuta in faccia ogni volta che metti sulla maglietta, devi sempre dimostrare, devi essere presente e come dici te, loro devono vincere per forza, noi dobbiamo trovare il modo in cui essere competitivi. E parlando della Reggiana, tantissimi aspetti positivi, ne hanno anche uno, che è una delle migliori squadre, se non la migliore, su gol da calci piazzati, e questa cosa la preoccupa, una preoccupazione in più? Sicuramente, come dico sempre, l'esecuzione è il 70% e loro hanno giocatori, come vi hanno detto, di grande piede, di qualità, e poi hanno anche la struttura di centimetri. Ripeto, la mia squadra nelle palle native ha delle percentuali totalmente standard, è normale che bisogna mettere attenzione ed è normale che nella gara di andata, se ci ricordiamo, a parte prendere i gol il primo tempo, che è una cosa che contro la Reggiana ci può succedere, dopo siamo stati giustiziati, no? Da una punizione diretta e da una palla inattiva. Fanno parte del calcio d'elite, lo dico spesso anche ai ragazzi, noi nel momento in cui abbiamo la struttura e siamo competitivi a livello agonistico, difendiamo bene. Se perdiamo dei centimetri medi nell'11 titolare, dobbiamo sperare di non avere delle esecuzioni perfette dall'altra parte e dei tempi di attacco dello spazio fatti male. Al contrario, possiamo lavorare sui nostri posizionamenti in maniera strategica per essere, insomma, per evidenziare un po' meno il fatto di non avere tanti giocatori di 1,90 come ce li hanno loro. Siamo concentrati a far bene le nostre cose. Domenica è bastato non prendere corner, perché ne abbiamo subiti uno solo, e così almeno non si vede questa differenza. E parlando di 11 titolari, non ne parla però Marcandella, siamo ancora qua e ormai a quasi tre quarti del campionato, a parlare di un giocatore che quando subentra fa la differenza e può cambiare le sorti della partita, mentre dall'inizio fa ancora un po' di difficoltà. Cosa gli manca realmente per essere decisivo anche dall'inizio? Guarda, io devo sempre essere equilibrato nei giudizi e devo giudicare le persone per quello che fanno. E quindi ti posso dire che Marcandella, attorno sempre nel mio pensiero, ma non è un proteggere il ragazzo, è quello che penso veramente. E quando subentra fa bene, ma anche quando ha giocato titolare ha fatto bene. Poi è normale che se subentri e ci sono degli spazi maggiori, e quindi lui, che è un giocatore di dribbling e tiro, negli spazi maggiori gioca evidentemente in maniera più avvantaggiata rispetto all'inizio della partita, dove gli spazi sono di meno e i giocatori vicino alla palla sono in 3-4 metri invece che 7-8. Però il ragazzo è competitivo, è sempre dentro l'allenamento. Lo step che io ho provato a dargli è uno step di suggerimento riguardo alle scelte e gli spazi di qualità che lui deve andare a occupare. Se posso aiutarti nella risposta, è: io a Marcandella ho detto, non devi giocare con i tempi in cui ti senti più forte, e quindi sono i 2, 3, 4 tocchi, il dribbling, il filtrante, ma devi giocare con i tempi che ha bisogno la squadra. All'inizio della partita c'è bisogno di giocare in maniera veloce e facile, magari cercare certe giocate verticali quando è possibile farle, e lui è un giocatore che invece piace di più giocare con la palla nei piedi, oppure correre nello spazio. Ma anche lì vi do questo spunto: quante volte l'abbiamo visto ricevere la palla nello spazio veramente? L'abbiamo visto andare nello spazio in conduzione, in dribbling, ma ricevere nello spazio e sfruttare il filtrato del tuo compagno è un altro aspetto su cui devi lavorare. È un ragazzo giovane, è un ragazzo che si allena e si impegna nel quotidiano, quindi io sarò sempre dalla parte di questo tipo di giocatore. E un'ultima domanda:
visto che se vuole rispondere, si è concluso il campionato della primavera e sono entrati dentro i playoff, diversi giocatori sono stati aggregati anche in allenamento, alcuni hanno esordito. Si può spendere due parole sul loro cammino e che adesso affronteranno i playoff per salire in primavera 2? Sì, ma io credo che la linea guida della società sia stata proprio quella di cercare di valorizzare il gruppo del mister Sandreani, con cui un ottimo rapporto, un buon feeling col suo staff, diverse volte ci avete visto allenarci insieme, siamo in contatto quotidiano. Penso che il fatto che loro abbiano, no, mantenuto la garanzia del playoff anche anticipando prima della fine del campionato sia un messaggio importante. E i ragazzi della primavera si allenano con la prima squadra, giocano in primavera come in tutte le società importanti, ci deve essere collaborazione, ci siamo arrivati da subito, ma perché io ho iniziato a fare questo lavoro con i grandi la prima volta nel 2009-2010 e prima di quella stagione lì ero nel settore giovanile, quindi sono stato dall'altra parte, ho la percezione, la sensibilità di capire che situazioni si vivono. Noi abbiamo completa collaborazione, la squadra gioca con un sistema propositivo, ci sono dei buoni giocatori di talento e il nostro obiettivo è coinvolgerli sempre di più in prima squadra, come hai detto te, quando ci sono le condizioni farli esordire. Non mi piace far esordire i giovani quando le partite sono andate, quindi quando o perdi ed è già segnata oppure vinci e sta andando bene, ma mi piace metterli nelle condizioni di poter dimostrare che danno una mano e possono fare il loro pezzettino. Hai una domanda? Sì, ma non è una domanda, è una riflessione come al solito che vorrei fare insieme con lei. Sono stato sempre convinto di un principio sulla vita, che è questo, cioè un ragioniere per esempio quando fa 2 più 2 uguale 4 fa quello che deve fare, no? Non fa niente di eccezionale, non è bravo, ma se fa 2 più 2 uguale 5 sbaglia, non è migliore, così come se fa 2 più 2 uguale 3 sbaglia. Ecco, questo principio ho sempre pensato che valesse per tutti gli aspetti delle fasi della vita. Ho sbagliato tutto, perché per chi sta in porta non è così. A parere mio, domenica scorsa Farroni ha fatto 5 ed è stato uno degli elementi, a parere mio, che, per i quali abbiamo anche vinto. Ha fatto una parata che ha fatto 2 più 2 uguale 5, ma non è stato lo sbaglio, è stato eccellente. E continuo ad avere queste, quindi mi si sta un po' sballando un principio. Io posso dire che Farroni, come in altre situazioni, è stato decisivo, ma quando il portiere fa una parata è come l'attaccante che fa gol. Sono degli aspetti che ti portano a fare i punti all'interno di una partita. Dopodiché la parata in controtempo all'angolo basso è come un tiro a giro all'incrocio, è bello da vedere, è significativo dal punto di vista del momento della gara, perché avevo chiesto alla squadra di, per forza, non sbagliare i momenti emotivi, che sono quelli della fase iniziale, mentre lì la primissima palla sulla destra, l'astrologo è arrivato in ritardo, la palla è stato fatto il cross, abbiamo fatto un errore con Piccinini a scalare fuori perché Gavazzi era a fare il 2 contro 2, abbiamo rivisto questa azione già diverse volte e dentro l'area c'erano addirittura Ferrini e Lombardi contro solo Nocciolini, quindi chi deve attaccarsi all'uomo era Ferrini e Lombardi dargli dietro la copertura. Farone ha fatto la parata in controtempo, ha rimediato a 2-3 errori che sono poi di solito quelli che ti fanno fare gol. Siamo sereni, tutti i giocatori sono importanti, chi fa gol, chi ti permette di non prenderlo, chi in mezzo al campo vince i duelli, chi sbaglia meno passaggi. Siamo una squadra compatta, sappiamo cosa dobbiamo fare, dobbiamo cercare di dimostrare che intenzione abbiamo. La nostra intenzione, io l'ho detto dall'inizio, è andare oltre i propri limiti. Devi farlo sempre, secondo me, questo è il mio principio della vita. Se pensi di poter fare una cosa, devi sempre fare meglio. È la mia idea che porto avanti e ci credo.